Abbiamo ancora il governo Lotti, abbiamo ancora a capo della Consip l'amministratore delegato che ha fatto delle denunce. E secondo noi il governo ha mancato nel non aver azzerato questo vertice, perché dei casi sono due: o ha barato Lotti, o ha barato l'amministratore delegato, e il problema è che sono tutti e due ancora allo stesso posto, e questa è un'anomalia che Arrigoni, non ti viene? noi rileviamo Che dice? Grazie, senatore. al netto della Sì. questione della telefonata. Non viene in Sì. mente al senatore Arrigoni, chiedo scusa, non ti viene in mente che forse in piena inchiesta della magistratura qualsiasi atto avrebbe potuto suonare come ingerenza? Io credo che bisogna aspettare l'esito delle indagini e tra l'altro il Certamente sì. ministro Lotti ha subito chiesto di essere interrogato e ha dato piena testimonianza. Quindi francamente io aspetterei, No, ma prima di vedere dopodiché, ma come è io infatti capitato ho Allora, detto io non che volevo assolutamente fare delle riaprire ingerenze una polemica sulle inchieste. che in realtà non si è mai esaurita. Naturalmente il modo per sentire le vostre impressioni, i vostri umori rispetto appunto a un'inchiesta che è quella del più grande appalto della pubblica amministrazione. Devo Che doveva chiudere, quindi vi consentire di risparmiare le saluto. amministrazioni locali, Cosa, che senatore? doveva consentire la Consip di far risparmiare la pubblica amministrazione sull'affidamento degli appalti. In realtà ci ritroviamo praticamente la società unica invischiata in queste vicende, e ci domandiamo se lo Stato ha risparmiato anche in termini di qualità dei Allora, noi servizi senatore ne erogati. riparliamo.